Diamo inizio a questa ennesima chiacchierata che facciamo all'inizio di ogni anno. Ormai è diventato un appuntamento fisso. Mi fa piacere che siate numerosi, mi fa piacere che ci sarà forse un po' anche di tifo calcistico, diciamo, oltre che di competenze del campo. Ringrazio voi tutti naturalmente che siete venuti. Cercherò di essere abbastanza breve perché lavorando a braccio va a finire che poi devo dire 100 cose, invece ne dico una o ne dico di più. Faremo un intervento molto semplice, io al vicepresidente. Innanzitutto un invito ai tifosi. La prima cosa che voglio esternare è il mio interesse, il mio amore per i tifosi, ai quali chiedo di essere solidali con noi. Sapete che il primo argomento è l'inizio della campagna abbonamenti. Noi, io e il vicepresidente, parleremo di questo, parleremo degli obiettivi. Dopodiché i due direttori, insieme al mister, prenderanno il posto nostro e quindi avrete la possibilità di scambiare con loro tutte le informazioni che volete di origine tecnica, perché io e il dottore Gubitoso siamo due brocchi sotto questo profilo, quindi è inutile che ci chiamate, non ci dite niente, perché non capiamo niente, cioè, capiamo poco di questa cosa, quindi non ci fate fare brutta figura, non ci chiedete niente, non sappiamo niente chi sono i giocatori, che stanno facendo, chi stanno contattando, non lo so proprio, anche perché poi io sono uno che parla sempre, quindi loro volutamente non mi dicono niente, quindi li prenderete sotto e potete fare a loro tutte le domande che volete. Allora, campagna abbonamenti. Iniziamo con una campagna abbonamenti quest'anno molto aggressiva. Per tutto il mese di giugno, stanno scorrendo le immagini da qualche parte? Mi devo mettere gli occhiali perché sono fatto vecchietto, non mi dite niente, perdonatemi. Per il mese di giugno facciamo un discorso, spero, interessante per i miei tifosi, per tutti. Come vedete, la curva sud è scesa a 100 euro, senza fare conti in tasca a nessuno, è meno di una pizza praticamente, perché una pizza oggi costa 4,50 euro, 5 euro, quindi è meno di una pizza per una partita di calcio, per uno spettacolo che spero sia degno del nome che porta, e quindi immagino che avremo un'affluenza ai botteghini paragonata e superiore a quella dell'anno scorso. L'anno scorso avevo chiesto di fare 5.000 abbonati, voi ve lo ricordate, chi stava qui l'anno scorso. Quest'anno credo che probabilmente riusciremo a raggiungere questo traguardo ambizioso, che è quello di fare 5.000 abbonati non solo di curva, ma anche di tribuna Terminio e di tribuna Montevergine laterale. Come vedete, non abbiamo ancora menzionato il discorso della tribuna VIP, perché sapete che abbiamo la volontà e spero che il Comune ci dia la possibilità in tempi rapidi di fare una trasformazione della tribuna centrale. La tribuna centrale, secondo la mia idea, secondo l'idea della società, sarà appannaggio semplicemente della tribuna autorità, che sarà ridotta in numero, perché l'anno scorso abbiamo visto che i 39 posti che avevamo stabilito erano veramente eccessivi, anche perché molta gente non veniva. Faremo una ristrutturazione anche molto carina della tribuna autorità, la tribuna saranno 26 i posti a sedere. E avremo una piccola area hospitality, mi immagino che tutto questo ci consentano di farlo, l'area hospitality dove in questo momento l'anno scorso c'era la tribuna stampa intendo per Sky e per i giornalisti Sky. Dopodiché la zona laterale, che era la tribuna VIP praticamente, resta VIP e ridurremo il numero delle tessere, si entrerà soltanto con abbonamenti, non ci saranno biglietti in vendita per questi settori. Così come non ci sarà biglietto di vendita per tutti gli altri posti della tribuna centrale. L'anno scorso in tribuna centrale venivano procuratori, allenatori, venivano personaggi della Lega, venivano un po' di gente, voglio dire, istituzionalmente abilitata a calcare quella scena. Quest'anno faremo diversamente. Verranno destinati tutti dove sta la sala GOS, sotto la sala GOS, e quindi faremo un'area specifica, che verrà allestita con le tribunette, quelle, con le sedioline, quelle rosse, che erano in tribuna centrale. Quindi tutte le persone
che istituzionalmente hanno la possibilità e l'obbligo, noi abbiamo l'obbligo di ospitarli, saranno ospitati in quest'area. Per cui sapremo esattamente chi paga e chi non paga. Per almeno una volta sapremo che in tribuna centrale chi viene è uno che ha fatto l'abbonamento e che quindi ha diritto a stare in quel posto. Allora anche ai miei tifosi dico, non ci sarà più nessuno che potrà dire qui in tribuna centrale c'è gente che protesta, che contesta una continuazione, che non ha neanche il titolo per poter entrare. Quindi questa è la cosa fondamentale per la quale mi sono battuto fortemente, spero di poter portare a termine questo discorso. Per gli altri, quindi, gli altri soldini, avete visto, la tribuna Termini anche qui ha avuto una riduzione sostanziosa, è passata a 150 euro, e la tribuna Montevergine laterale ha avuto un sostanzioso decremento, è passata a 200 euro l'intero e il 100 per ridotto. Sapete che la tribuna Montevergine, poiché i posti sono numerati, eccetera, perfettamente, quindi anche i ragazzi, anche quelli più giovani, dovranno pagare un biglietto ridotto di 100 euro. E credo che sia una cifra, anche qui, estremamente ridotta. Sapete che per fare l'abbonamento c'è necessaria la tessera del tifoso, insomma è inutile che mi prolungo su queste storie, insomma, perché ormai sono quelle istituzionalmente che facciamo ogni anno. Quello che interessa è il messaggio che ho lanciato ai miei tifosi. Venite numerosi, date credito a questa società, anche se non sapete ancora la squadra completa quale sarà, date credito al nuovo allenatore che è venuto con entusiasmo e che vi parlerà dei suoi obiettivi, date credito ai direttori che allestiranno una bellissima squadra insieme a lui, date credito un po' a tutto l'ambiente. Per una volta tanta vi dico, abbiamo uno zoccolo duro di giocatori che conoscete benissimo, questo zoccolo duro verrà integrato con le persone che mano a mano e volta per volta i direttori e il mister proporranno la società, e la società ovviamente sarà lieta di accoglierli, però date credito anche se la squadra non è completa al 100%, perché la società è qui, ci mette la faccia, ha sempre volontà di progredire, ha sempre volontà di fare cose migliori di quelle degli anni scorsi. Migliori non significa come risultati sportivi, chiariamo questo discorso, migliori è il nostro intento, se poi ci riusciamo meno, ovviamente la combinazione di tutti i fattori, tecnici, sportivi, arbitrali e qualcuno che non ci vuole bene. Quindi ovviamente non dipende solo da noi. Noi facciamo la nostra parte, ci mettiamo la faccia, ci mettiamo i soldini, faremo di tutto per fare in modo di allestire una rosa estremamente competitiva. Questo per la stagione abbonamenti. Vogliamo dire qualche cosa? Poi passo la parola a Michele che vorrà dire anche lui qualche cosina. Spero di non essere ridondante, perché poi dico tutte le cose io, vabbè, comunque siamo insieme. Quello che dico io è quello che dice Michele, è la stessa cosa. Gli obiettivi, aspetti che finisco gli obiettivi. L'obiettivo della società è questo, è uno solo. L'obiettivo sarà quello di fare un campionato, possibilmente senza stress, per mantenere la categoria. Questo è il nostro unico obiettivo. Se l'anno scorso, l'ho già detto pubblicamente, lo ripeto, lo dico in faccia guardandovi negli occhi, se l'anno scorso sognavo qualche cosa, quest'anno non sogno niente. Quando vorrò sognare, me ne vado in una stanza da solo, mi accendo una televisione, mi guardo da solo e poi mi disegno qualche cosina di simpatico e sognerò, però sognerò da solo. Quindi nessuno di voi mi potrà mai dire il Presidente aveva pensato, aveva sognato di raggiungere traguardi più importanti. Credo che questo basti per questa piazza, non perché la piazza non merita cose maggiori, ma perché le condizioni economiche del Paese, e non di Avellino, del Paese, della provincia e della città sono tali che il mantenimento della categoria è un lusso per la città di Avellino. È un lusso per la nostra provincia, quindi dobbiamo tenerci alla stretta, dobbiamo fare in modo che nessuno cerchi di strapparcela dalle mani. Questo è l'unico obiettivo, sono stato abbastanza chiaro? Michele, vuoi aggiungere qualcosa? Prego. No, vabbè, in parte vabbè, salutarvi e dire più chiari di così si muore, quindi per l'anno prossimo obiettivo mantenere la categoria, possibilmente se riusciamo a mantenerla senza stress e senza sofferenze come magari quest'anno abbiamo avuto qualche partita in cui abbiamo sofferto di più, e voglio dire a tutti i tifosi quindi di continuare a darci fiducia come hanno sempre fatto, di starci vicino anche in questo momento per la campagna abbonamenti, pur non essendo ancora la squadra completa, ma alla fine ci state vicino a prescindere, perché
dare fiducia ad una squadra significa questo, cioè gli abbonamenti non devono diminuire o aumentare in base a come va il mercato. A mio avviso questa è una cosa sbagliata a prescindere, quindi ci state vicino a prescindere. Detto questo, il Presidente ha detto tutto, quindi siamo stati chiari, molto, molto espliciti, e poi vabbè, i sogni, Walter, ce li facciamo tra di noi. Poi io ti racconto una storia, ti racconto basta, una storia. Quindi, allora, quindi mantenimento okay. Della categoria e basta. Lasciamo se, volete farci, se volete farci qualche domandina, sì, veloce, veloce, che riguardi questo argomento. Non scantonate, se no dico siete fuori tema, ve lo dico già. No, io volevo fare una domanda, forse non lo so, provocatoria da un lato, ma realistica secondo me dall'altro, no? Senza nessuna polemica e mancanza di rispetto nei confronti di un altro sport che sta elevando ed eleva questa città, mi riferisco al basket, trascurando di mezzo. Personalmente mi sembra un po' non esagerato, ma forse irriverente queste celebrazioni sul versante comunale del basket, e come dire, una mancanza di attenzione all'Avellino, ma non tanto per l'accompagnamento dei risultati ottenuti sul campo, altissimi quest'anno della Scandone, un po' meno dell'Avellino, ma collegati anche a questa telenovela che riguarda un po' lo stadio, cioè insomma si farà, non si farà, com'è la situazione con la... Argomento stadio, due step, scusate se rubo qualche minuto a voi tecnici. Due step, primo lo stadio attuale, partendo Lombardi, B lo stadio futuro, quello del progresso, dell'avvenire, dei sogni. Ecco. Allora parliamo del primo. Io vi ricordo che noi abbiamo il problema ancora irrisolto del settore giovanile. Perché avevamo pensato di ristrutturarlo in un certo modo, siamo alla ricerca spasmodica di qualcuno che abbia i titoli per fare il responsabile del settore giovanile. Non è facile, tutte le persone che fino ad oggi si sono proposte o che abbiamo contattato, vi posso dire che ahimè non hanno i titoli per poter fare i responsabili del settore giovanile. Per cui pensavo oggi di potervi dare una buona notizia dicendo abbiamo già contattato, abbiamo fatto eccetera, purtroppo non è così, quindi sposterò questa conferenza stampa e la presentazione del nuovo settore giovanile e del nuovo responsabile del settore giovanile probabilmente fra una decina di giorni, in cui avremo due conoscenze. Il titolare, che deve essere, ricordo, un allenatore con un patentino di secondo livello, scusate il termine preciso, tecnico, ma insomma questo è il senso, il patentino UEFA, naturalmente, che stiamo cercando. Secondo, dove allenare le cinque squadre che fanno parte del settore giovanile. Ricordo la primavera, l'Under 17, 16, 15 e abbiamo quest'anno ancora Esordiente e Pulcini. Quindi sono sei squadre. Non abbiamo un campo dove poterli far allenare. Abbiamo fatto una richiesta ufficiale al nostro sindaco, quindi al comune, di ristrutturare lo stadio Partenio Lombardi inserendo il sintetico di ultimissima generazione, a spese dell'Avellino Calcio, ovviamente. Abbiamo chiesto contemporaneamente di togliere il manto dal Partenio Lombardi A, che è ancora in buono stato, e trasferirlo nel campo B, in modo tale da avere due campi di allenamento, uno in sintetico e uno in naturale. Abbiamo fatto questa domanda una settimana fa, ricordo che il 7 di agosto abbiamo una scadenza importante, l'inizio della Coppa Italia, dobbiamo avere un campo, o quello attuale, o quello in sintetico, pronto per poter disputare la partita di Coppa Italia. I tempi di realizzazione sono circa 40-45 giorni lavorativi, se non ci danno una risposta in tempi brevi, cioè la prossima settimana, noi non possiamo fare nulla e non sappiamo dove far allenare queste 5 o 6 squadre giovanili. Questa è la realtà delle cose. Che poi il sindaco Foti sia più interessato a sport diversi dal calcio. Questo è un dato di fatto oggettivo, noi abbiamo vinto un campionato, il sindaco Foti non ci ha fatto una telefonata per ringraziarci, una. Non ha convocato la squadra al comune, non ha fatto niente, questi sono i dati di fatto. Io ringrazio Annibale, premesso che non era concordata questa chiamata, questa chiacchierata. Ti ringrazio perché non volevo proprio parlarne. Vi ricordo che io ho vinto la Coppa Italia del basket.
non ve lo dimenticate mai. Io ero il vicepresidente della squadra che ha vinto la Coppa Italia. Non abbiamo avuto questi onori. La stessa squadra di basket. Abbiamo vinto una Coppa Italia nel calcio. Non abbiamo avuto nulla. Neanche una telefonata di ringraziamento. Perché io non ho vinto niente. È l'Avellino che ha vinto queste due cose. Che poi Foti sia più interessato alla pallavolo e al basket, probabilmente perché è scarso a giocare a pallone. Non ha mai giocato a pallone, quindi non è innamorato del pallone, ne prendiamo atto. Però, indipendentemente da questa battuta, la cosa che più interessa a me non sono le telefonate, i ringraziamenti, la visita, le manifestazioni, non mi interessa niente di questo. A me interessa che ci diano le attrezzature per poter far giocare i nostri giocatori della prima squadra e del settore giovanile. Risposto abbastanza sufficientemente? Presidente, scusi. Prego. Non è che voglio un imprenditore alla Diaca, ma lei come sostituisce? Ma non credo che ci sia una spiegazione chiara. Faccio un esempio senza voler attaccare nessuno, perché sapete che Paolo Foti è un mio amico personale, con il quale ci conosciamo da 30 anni, quindi non voglio attaccare nessuno. Posso dire che se c'era un altro sindaco ci avrebbe autorizzato lui, senza aspettare i suoi dirigenti. Perché un sindaco non si può mascherare dietro il fatto che il dirigente è lento nelle decisioni, che l'altro dirigente del primo piano non si parla con quello del terzo, non si parla con quello del quarto. Se fosse stato un sindaco tipo De Luca, per capirci, tanto per capire, il vecchio sindaco di Salerno, avrebbe firmato lui questa concessione e l'avrebbe dato, anche perché non stava facendo niente di illegale, niente di anonimo. Cioè, noi rappresentiamo la città di Avellino. Taccone e Gubitoso non sono in questo momento nessuno, sono dei prestanome del comune di Avellino, quindi lui avrebbe dato la squadra a se stesso, avrebbe dato, scusi, il campo a se stesso, quindi non credo che ci sia necessità di avere protezioni, di avere attenzioni particolari, insomma, anche perché costi quasi zero per loro, quindi non capisco quale sarebbe la difficoltà. Va bene? Grazie. Buongiorno. No, tu al centro. Tanto ti facciamo da spalla semplicemente. Sì. Noi siamo qui innanzitutto. Buongiorno a tutti. È un piacere essere qua e far parte di questa famiglia. Devo ringraziare innanzitutto il presidente Taccone, il direttore generale Massimiliano, il direttore Enzo De Vito, il vicepresidente Gubitosa. Sono molto felice di far parte di questa famiglia, ripeto, dal primo giorno che ci siamo visti io ho capito che forse queste persone erano la soluzione giusta per me. Credo che loro abbiano capito che io fossi la soluzione giusta per l'Avellino. Vi presento il mio staff: Michele Napoli, allenatore in seconda, Pietro Laporta, il preparatore atletico, e Michele Gerace, il preparatore dei portieri. Speriamo di fare un gran lavoro, ci aspetta tanto lavoro da fare, viviamo di questo, di pane e lavoro, speriamo di poterci togliere delle soddisfazioni insieme. Convinzione soprattutto, perché quando hai di fronte un gruppo di persone che ti cerca fortemente ed è convinto di quello, del tuo lavoro, delle tue idee, credo che devi essere assolutamente convinto di quello che hai accettato. E ripeto, sono molto contento di far parte di questa famiglia, di essere allenatore dell'Avellino, che reputo
un club glorioso. Oggi, stamattina siamo venuti presto qua, e la cosa che si respira è la storicità. È una cosa bellissima. Ho visto tanta gente vogliosa di ripartire e di iniziare subito il lavoro, e questa è una cosa che è un gran punto di partenza. Ma sicuramente le motivazioni saranno la base, il lavoro la base di tutto, perché io ho fatto 8 mesi forzati fuori, la voglia di ripartire è tanta. Come vedo delle persone che mi circondano, la grande voglia di ripartire e di iniziare a lavorare. Lavoro soprattutto. Sacrificio, perché solo attraverso queste due componenti si possono ottenere dei risultati. Disciplina, rispetto dei ruoli, e spero che si possa formare una famiglia, che ci sia subito quel feeling giusto, perché solo se si incastrano delle combinazioni e delle situazioni si possono ottenere dei risultati importanti, e mi auguro che già dal primo giorno si possa iniziare con questo atteggiamento. Dal punto di vista tattico, io negli anni che ho allenato, il sistema di gioco è 3-4-3 o 3-5-2, ma sono numeri che servono, secondo me, più a voi che a me. Ormai il calcio è diventato di una duttilità così incredibile che si scelgono dei giocatori più duttili possibili, perché si cambia da partita a partita o nel corso della partita in modo così repentino, quindi i numeri servono più a voi che a me. Ecco, mister Rino Sciuscia, giornale dell'Equipe. Buongiorno. Lei ha detto che appunto arriva in una città dalle gloriose tradizioni calcistiche, il Platone, insomma, che nella storia è detto da tutti, questo dovrebbe in qualche modo ovviamente stimolarla un po' di più. Ma tornando al discorso del tecnico tattico, lei ha avuto due predecessori, perlomeno stando agli ultimi anni di Serie B, Rastelli e Tesser, che in qualche modo tra loro avevano due filosofie un po' diverse, non dico opposte, ma quantomeno due filosofie diverse di gioco. Ecco, la sua filosofia, e non mi dica che la filosofia di Prosciano, perché sarebbe una risposta ovvia, ma la sua filosofia, per avere dei riferimenti in qualche modo, giusto per capirne un po' di più, si avvicina più a quella di Rastelli o a quella di Tesser? Ma parto da un presupposto che ogni allenatore abbia il suo carattere, la sua idea di gioco, però se dovessi fare un paragone, forse più quella di Massimo Rastelli, con cui sono amico, con cui mi sento spesso, ho chiesto informazioni su Avellino, e me ne ha parlato benissimo, ha fatto 3 anni straordinari e bellissimi. Credo che più sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista tattico, più Rastelli. No, ma è un appellativo che odio. Ma credo che ne parlavamo in questi giorni con il direttore generale Massimiliano. Credo che prima di tutto bisogna scegliere l'uomo, ma non perché lo dice Toscano, perché credo che è una dinamica così importante che non si può tralasciare. Perché di momenti difficili in un campionato, in una partita, in un periodo, li passano tutti. E là trovi l'uomo, non trovi il calciatore. E quindi credo che gli errori che sicuramente commetteremo, perché non è più bravo chi non commette errori, ma chi ne commette meno degli altri, è quello di sbagliare meno sotto l'aspetto dell'uomo e non del calciatore. Perché poi credo di essere un allenatore che pretende tanto sotto l'aspetto
dell'uomo, della disponibilità, della cultura del lavoro, quindi se non hai l'uomo è difficilmente riesci a tirare il massimo da un singolo calciatore o dalla squadra. Buongiorno. Ma credo che sia quella, sia stata questa la scintilla che ha fatto scattare questo matrimonio, la decisione, la voglia di lavorare bene. Ringrazio la proprietà per il contratto pluriennale, a dimostrazione di grande fiducia nei miei confronti come persona e come allenatore. Credo che gli obiettivi si debbano costruire giorno dopo giorno, settimana dopo settimana e partita dopo partita, e solo attraverso il lavoro. Io credo che mettere le basi su dei valori, su dei principi importanti sia un punto di partenza veramente importante da cui iniziare. Ma rispetto agli altri anni, quest'anno per esempio non ho parlato di nomi col direttore e con l'amministratore Massimo. Ho chiesto solo, ho cercato solo di farmi conoscere come allenatore e come persona. Ho detto solo delle caratteristiche ben precise dal punto di vista fisico, tattico e morale. Che voglio che ci sia costruito un gruppo che sposi il mio modo di vedere il calcio, sia dentro che fuori dal campo. Di nomi in questo momento, o di reparti, o di idea di gioco, è ancora un po' prematuro per parlarne. Salve. Sento un po', il progetto 1 sembra basarsi sulla linea verde, sui propri programmi, però sulla cattiveria. Per quanto riguarda quest'ultimo elemento, questa è una prerogativa importante di questa piazza, assolutamente, è fondamentale. E anche il Pallavolino con questo elemento ha sempre vinto, ha sempre fatto bene e ha ottenuto ottimi risultati. Che ci può dire al riguardo? Poi lei ci dirà la tua vita. No, l'odio. Ma credo che a volte bisogna contestualizzare anche la squadra in base al contesto in cui si lavora. Avellino c'ha bisogno di queste caratteristiche, di gente che c'ha fame, che lotta. Io paradossalmente ho detto: dove gli altri metteranno il piede, noi dobbiamo mettere la testa. Gente che ha voglia di ogni giorno di arrivare al campo sapendo che deve lavorare duro per ottenere qualcosa di importante. Queste devono essere le caratteristiche principali nella scelta dei calciatori e nella costruzione di un gruppo. Sì. Già sento. Ma io sono una persona di poche parole, di tanto lavoro. Le promesse oggi lasciano il tempo che trovano. L'unica cosa che puoi garantire è che si lavorerà per l'Avellino 24 su 24, che si lavorerà sodo. Che vorrò gente che abbia il piacere di lavorare 24 ore su 24, perché solo attraverso il lavoro, ripeto, puoi raggiungere il risultato che vuoi. Solo questo in questo momento posso. Già questo entusiasmo mi fa piacere. No, ancora no. Ripeto, ho solo detto il tipo di gruppo che voglio costruire e le qualità tecnico-tattiche e morali di ogni singolo calciatore. Poi spetterà alla proprietà, che in questi anni, questi 4 anni, credo che abbia fatto un lavoro straordinario nella scelta
dei calciatori, perché se Zappacosta, Izzo e tanti altri, Trotta, ultimo Bastien, quindi in questo hanno dimostrato ampie competenze. Un'ultima cosa, è confermato Sturlo come ricordo? Sì, sì. Il 15 luglio. Vabbè, di nomi adesso è prematuro, perché il mercato aprirà il 2 luglio. È normale che una determinata lista già è stata fatta, ma ripeto, più che altro in base a caratteristiche. Ora il direttore De Vito sarà al lavoro, alla ricerca poi dei nomi, e poi affonderemo nel giro di una decina di giorni sui primi obiettivi che stabiliremo con il mister. Ma da parte mia il discorso è semplice, attendiamo la giustizia sportiva e quella ordinaria, perché attualmente è in corso prima quella ordinaria in attesa delle prime confessioni e dei primi interrogatori, per poi partire quella sportiva. Però noi siamo fiduciosi, perché sappiamo della nostra integrità morale, e quindi aspetteremo gli eventi, fiduciosi che si risolverà tutto per il meglio. Bene? Chiudiamo, sì, diamo spazio. No, prima chiudiamo. Come temporada dello Zoccolo 2, c'è qualche giocatore che è confermato al 100%, oppure la società riserva di ascoltare qualsiasi proposta? Ma è abbastanza, ripeto, è prematuro, perché non abbiamo ancora affrontato al 110% col mister questo argomento. Però alla fine chi vuole restare, vuole sposare il progetto Avellino. Di quelli, naturalmente, parliamo di quelli che già sono in rosa ed hanno un contratto, noi siamo ben lieti di tenerli con noi. Chi vuole andare via, è normale che noi non gli tapperemo le ali, chiunque esso sia. Ma volevo dire, ma questi 140-150 nomi di giocatori che avete fatto, cioè volete sapere quali sono quelli buoni o no? Perché qua ogni giorno c'è qualcuno che scrive, Pinco Pallino, quest'altro, Caio, A qualcuno c'è buono. Come? Oltre 150. No, ma io sono soddisfatto. Ma fatene anche 200, a noi ci fa piacere. A noi ci fa piacere. Prenderemo spunto. Speriamo che non azzeccate uno, per il momento. Vabbè. Perfetto. Prima di tutto le telecamere. La sciarpa scaramanzia. Scaramanzia, senza mai. Senza mai. Bel sorriso, un benvenuto al nostro mister. Grazie. Benvenuto. Dobbiamo mettere tutta la mano stretta di mano. No, tu vieni qua. Tutti qua. Noi vogliamo gente che lotta! Noi vogliamo gente che lotta!
questo è stato. Noi vogliamo gente che lotta! Dico di sempre, che noi ce la prendiamo con voi. Assolutamente. Voi siete il primo responsabile. Grazie. Mi dà cavatta che è granata, non scappa, è piacere. La cavatta che è granata, levatela per cortesia. La cavatta! La cavatta! Forza Lume, 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 Ale, Forza Lume, Forza Lume, Forza Lume, 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 Lume. Forza Lupi! Forza Lupi!